Amici bellini, ce la immaginiamo questa conferenza, perché non è andata in onda nemmeno audio sulla radio ufficiale. C'ho delle notizie, insomma, che sono riuscito a scavare grazie alle mie conoscenze. Abbiamo la testuale, cominciamo. Allora, benvenuto Carmine Clemente, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, quelli che hanno voglia di approfondimento. Voi lo sapete, una gran parte del mio content riguarda le parole del mister, dei mister che verrà. Lasciate un like se mi volete bene, poi se non mi volete bene potete pure lasciare un like lo stesso. Non è importante. Ti lamenti sempre, sei tu il male del Napoli, crei polemiche. Io non la voglio creare la polemica, però una squadra che vince il campionato e che adesso la richiesta è ufficiale, perché io all'inizio avevo detto non fa niente se non apriamo un ciclo, ci concentriamo, sfruttiamo i soldi, sfruttiamo l'aumento del brand, l'anno prossimo restiamo con la squadra, non ti vendere nessuno, non comprare nessuno e fai lo stadio, fai il settore giovanile. Ancora chiedo ancora di meno, l'anno prossimo cresciamo come società, nel senso che, e vado contro i miei interessi, perché se il Napoli non la fa sul suo canale ufficiale YouTube, che conta solamente 263.000 iscritti, è una miseria social per una squadra che ha vinto lo scudetto e che stava andando avanti in Champions. L'anno prossimo si fanno le conferenze dal vivo sul vostro canale ufficiale, e vado contro me stesso, perché se si fa sul canale ufficiale io perdo ascolti, perdo gente che viene subito sul mio canale per sentire le parole e per il commento. Ma deve crescere il Napoli. A me è più importante che cresca il Napoli come società che non che cresca io. A me non fa niente. Spalletti, io che cosa vi avevo detto? Ho detto godiamoci l'ultimo, perché non pensiamo ancora al prossimo, godiamoci la fine del percorso e godiamoci almeno l'ultima conferenza. Avevo pure pensato magari farà parlare i suoi collaboratori, magari non parlerà lui, nemmeno, ho sbagliato io, parla lui, ma non lo possiamo sentire, non lo possiamo io cercato, ho chiesto a Carlo Alvino, che è radio ufficiale, ha detto che non ne sapeva nulla, ho chiesto a Marcello Calvano, che è radio ufficiale, mi ha detto che gliel'hanno detto all'ultimo momento alla radio l'orario della conferenza e quindi non potevano, era fuori dal palinsesto di Radio Gol, che poi di sabato io so che loro ogni tanto si sono organizzati di conseguenza rispetto agli orari del Napoli, solo musica su Radio Kiss Kiss e quindi non abbiamo potuto sentire niente. L'ottima Claudio Vivenzio mi manda la fotografia del, cioè che la conferenza era effettivamente in atto e in corso, ma sul Twitter del Napoli ufficiale sono cominciati a comparire questi mini tweet, no? Spalletti dice: ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni indimenticabili, e io me lo faccio fritto questo tweet con i puntini sospensivi. Qual era la domanda? Spalletti lo sappiamo che va nel profondo e ci fa capire delle cose. Allora non volete che noi capiamo delle cose, non lo volete proprio, in un momento in cui Spalletti cerca di creare un po' più di distensione, si abbraccia il presidente abbraccia Spalletti, mentre nelle ultime ore c'è questa cosa, l'avevamo detto, bravo ADL che ha trovato un'intesa con il prefetto, con il sindaco, adesso le polemiche aumentano, le sto facendo io queste polemiche, oppure il presidente che non si trova più con nessuno e che siamo silenziati, cioè ve lo ricordate il silenzio stampa a convenienza all'epoca di Gattuso? Uguale, molto simile, non possiamo sentire le domande, non possiamo sapere le risposte, non possiamo vedere la faccia di Spalletti quando dice delle cose, perché dice delle cose. E io ringrazio Calcio Napoli 24, che comunque veramente loro sono 24 ore su 24 appresso a tutte le cose del Napoli, e grazie a loro almeno possiamo leggere un po' di testuale e farci un'idea, ci possiamo fare un'idea, non lo so in ordine sparso, non so l'ordine delle domande, non sappiamo chi ha fatto le domande, non sappiamo nemmeno il tenore della domanda, ma possiamo leggere e immaginare. Mi sembra che ci sia nell'aria o lui o te. Non vorrei che ci fosse questa divisione. È stato un trionfo ed è giusto abbracciarsi. Si tenta di annullare questa insidia. Se questa è una cosa di cui Spalletti sta parlando tra lui e il presidente, ecco che ritorna la mia intuizione dell'abbraccio. Più che un abbraccio sincero tra due amici, è uno che vuole distendere, che vuole lanciare un messaggio di distensione. Ho possibilità di dare consigli. Non ho possibilità di dare consigli agli altri. Se c'è bisogno, si chiedono. Non so consigliare
chi verrà e neppure chi prendere. Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi 2 anni indimenticabili. Napoli non va immaginata perché è molto più dell'immaginazione. Napoli va vissuta. Probabilmente sono sempre stato un po' napoletano. Frasi che lasciano il tempo che trovano, ma noi le dobbiamo analizzare così. Tra l'altro, Ambrabam tattico, siamo pronti anche a fare l'ipotesi di formazione. Vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa con le ultime notizie che cerchiamo di prendere. Non lo so, l'ultima conferenza stampa di Spalletti, l'ultima partita con la Sampdoria, ce la dobbiamo immaginare. Mi hanno insegnato che dalla domanda devo saper portare il discorso dove voglio. È una cosa che Spalletti fa molto bene. È determinante la mentalità forte. Anche nell'allenamento di oggi hanno messo l'entusiasmo e la qualità necessaria della forza mentale dei calciatori forti a quella frequenza, a quel ritmo. Lì si capisce tutto il perché questa squadra avrà un grande futuro, giovane di qualità incredibile. Ci vuole del tempo per forgiare un gruppo vincente e noi ci siamo riusciti in pochissimo tempo. Quando ho capito che avremmo potuto portare a casa qualcosa di incredibile, ho detto alla squadra che avremmo visto una città esplodere di gioia, e mi rendo conto che ho parlato di qualcosa che neanche immaginato. Vedi, Napoli va vissuta e non immaginata, ritorna quel discorso. 3 cose da portare via: un patino, me lo dite voi nei commenti, un cavallo perché mi ricorda i miei calciatori che hanno trottato e per la forza che ho avuto, e un crocifisso per la fede. Molto religioso Spalletti. Andiamo a leggere dell'altro. Questi ragazzi sono riusciti a fare tante cose, abbiamo fatto molti punti, creato un buon margine di distanza, abbiamo il migliore attacco e al momento la miglior difesa. Anche per i più bravi è difficile dire che hanno fallito tutti gli altri. Anche per i più bravi è difficile. Penso si riferisca alle altre squadre che sono arrivati molto tardi, quindi non hanno fallito loro ma siamo stati bravi noi. Il momento più difficile da superare è l'abbraccio con i calciatori. Ho capito in questi giorni quanto è complicato prendere questa decisione. Si lascia una squadra fortissima sotto tutti gli aspetti, che ha delle basi per costruirci tante cose. L'amore che mi avvolge in tutto quello che ho mi ha dato la forza di continuare ed accettare questa decisione. Credo di non essere più in grado di portare la felicità che i tifosi azzurri meritano. Mi piace l'idea di diventare cittadino onorario di Napoli. Mi piace l'idea di ritornare in quei luoghi dove sono stato benissimo e ho toccato con mano l'affetto della gente. Andiamo a leggere dell'altro, perché c'è dell'altro. E non so, io immagino che sia finita la conferenza, ma può essere pure che stanno continuando, io che ne so. In Georgia avete veramente un grande calciatore, quindi possiamo immaginare che questa sia una domanda di un giornalista o della giornalista georgiana. Uno che mette a posto le cose, ha l'imprevedibilità, ti crea lo sconquasso per la difesa avversaria, calcia di destro, di sinistro, ha fatto gol di testa, ha gambe importanti, sotto il profilo del salto va in cielo, può diventare fortissimo anche di testa, è un grandissimo campione. I calciatori sono stati bravissimi ad interpretare alcune idee da mettere autonomamente in campo, prendere decisioni a seconda di dove fosse la palla, occupare gli spazi, eccetera eccetera. Questo è un chunk importante. Io e De Laurentiis abbiamo fatto 4 anni di lavoro in due anni, non in due persone. Ho imparato ad essere un po' imprenditore grazie a lui, e lui ha capito cosa vuol dire essere allenatore, anche se di calcio già ne capiva. Il momento più bello e quello più difficile è ad Udine, quando abbiamo vinto il campionato, al fischio finale, e ad Empoli, il più brutto. C'è stato un momento in cui il presidente vi ha detto delle cose e io ho dichiarato che doveva dirle a me, ma poi ci siamo visti e abbiamo chiarito tutto in un quarto d'ora, la famosa cena, definendo che poi avrebbe parlato il presidente. Non sono uno che cambia idea tanto facilmente, oramai ho preso questa decisione perché, come ho già detto alcune volte, ho dato tutto quello che avevo. È un autentico atto d'amore, perché se lascio non è perché ho smesso d'amare, ma ho speso tutto quello che avevo, e quando uno spende tutto quello che fa vuol dire che ama. Non ho più le energie per essere all'altezza di ciò che si ama, quindi si fa 2 passi indietro e ci si lascia. Sono uscito da quella cena dicendo che il Napoli avrebbe avuto un grande futuro e che lo avrà. Io di coraggio ne ho quanto ne vuole. Chissà se questa poi l'ha detta in polemica con chi gliel'ha chiesto. Clara è un giocatore fortissimo ed era già sulla bocca di tutti prima che arrivasse. Giuntoli me ne parlò, io diedi il mio assenso e la società è stata brava ad investire per prenderlo. Poi il ragazzo ci ha messo del suo, ascoltando e sgranando gli occhietti. Si avvicina a Maradona per le sue giocate e per le sue accelerate da fermo. E dopodiché andiamo a fare la formazione. Ringrazio tutti i bambini che mi hanno abbracciato, trasmettendomi con la loro passione il loro
futuro azzurro. Demme e Oliveira stamane non si sono allenati, e qua abbiamo un pochino di idee almeno per la formazione. Mario Rui è tornato solo due allenamenti fa, mi fa piacere se quei giocatori che hanno determinato questo volume che ci portiamo a casa ci siano domani in campo. La formazione sarà molto simile a quella che gioca più spesso. Coppa Italia, di rimpianti ce ne sono tanti, ma De Laurentiis aveva detto che l'importante era arrivare tra le prime quattro e lo abbiamo preso in parola. Questa è una cosa che vi ho sempre detto, e quello era l'obiettivo principale e quello Spalletti ha sempre fatto. Tutto quello che è arrivato oltre è un di più, è un di più, nonostante le dichiarazioni iniziali. E qua già possiamo capire delle cose. Se Mario Rui è tornato solo due allenamenti fa, poi ha avuto un problemino, Oliveira ha avuto la botta, quindi possiamo forse ipotizzare che a sinistra giocherà Penicinski, e a questo punto, se vuole il volume, se vuole quelli che hanno giocato di più, penso che possiamo evitare di immaginare Jesus e Østigard contemporaneamente in campo. Forse giocherà Østigard con Rachmani, vediamo, considerando Quagliarella e Gabi Pedini, che di testa non lo so, forse più Juan Jesus Rachmani. Andiamo a vedere, c'è dell'altro da leggere. Allora, non voglio giocare contro il Napoli, mettermi una tuta diversa da quella del Napoli, si parte da lì, poi a fine anno si fa l'inventario di stimoli, pensieri, sentimenti e si guarda un po' dove siamo. Quest'anno guardo il Napoli dalla tribuna, sono distante 20 metri a dove ero quest'anno, anche dalla televisione si vede bene lo stesso. Il Napoli ha fatto vedere che la felicità, Napoli, no, la città, ha fatto vedere che la felicità non ha confini o bandiere, hanno accolto chiunque avesse voglia di festeggiare con grande altruismo e disponibilità. Ho amici che vorrebbero venire alla festa di domani a Maradona, ma non ci sono più biglietti. E poi l'ultimissima, Spalletti infine ricorda anche Giulia Tramontano, la donna incinta uccisa in queste ore, qualche giorno fa, e manda un messaggio: chi usa la violenza è un perdente. Le cicatrici sono cose che uno, chi lo sa qual era la domanda, sono cose che uno si porta dietro dal suo passato. Io mi sono fatto questo tatuaggio per guardarlo e ricordare, sarà questa la mia cicatrice, hanno già cominciato a offendermi in qualche stazione. Nel frattempo, non lo so se l'ho detto all'inizio del video, ma mi è arrivato il video di Spalletti che interviene alla Bobo TV, che era a teatro, insomma hanno dato una standing ovation a Spalletti che è intervenuto per qualche parola. Insomma, ragazzi, è evidente, c'è troppo amore da parte della città e da parte dei tifosi per Spalletti, e questo fa soffrire qualcun altro, e non c'è dubbio, si oscura poi il lavoro di altri e non si accetta, lo devo dire, così lo sento e così è. E poi per il futuro vediamo, si troverà un altro che sarà bravissimo, un paio d'anni, poi via, ciao, non dico, sono solo io il vostro Cavani, e sarà sempre così. Allora, non lo so se ci sono state altre dichiarazioni, non lo so, posso fare un controllo al volo? No, sul Twitter del Napoli risulta, per esempio, l'ultimo tweet è questo, Spalletti dice: un uomo che picchia un uccidere confessa al mondo la propria vigliaccheria, si sta diventando disumani, uccidendo una donna si uccide la vita. Quindi fondamentalmente le parole poi vengono anche trascritte in maniera diversa, ognuno poi si dovrà fidare. Io ho creato con voi della community un rapporto di fiducia, perché io scrivo tutto testuale e poi commento il testuale, il correttato vero, per esigenze poi di velocità di scrittura. I siti devono riportare domande e risposta contemporaneamente, non è facile, non ce la prendiamo mica con loro. È importante che il Napoli faccia un salto di qualità, magari adesso tra pochi minuti o mentre io vado in editing loro la postano integrale sul canale ufficiale, fanno sul canale YouTube, ma così non va proprio bene. C'è gente che ha voglia di godersi il percorso fino in fondo, c'è gente che accetta qualsiasi tipo di finale o di futuro, che poi non sarà quello di quest'anno, va bene tutto, se si vende Osimhen io dico va bene, se cambia allenatore io dico va bene, dobbiamo ricominciare da un nuovo direttore sportivo io dico va bene, io dico che do un anno di credito perché bravo e fortunato De Laurentiis in qualche modo lo porta sempre il risultato a casa, e quindi dico va bene, ma certe cose non toglieteci, i piccoli sfizi che fanno parte dell'essere tifosi. L'essere tifoso è anche
anche guardare in faccia il proprio allenatore, carpire le sensazioni. Così è freddo, così mi risulta freddo ed è un peccato. A questo punto io chiedo scusa per i nomi, sono un pochino piccoli, qualcuno me l'ha detto, chi guarda dal cellulare sicuramente, però togliamo da mezzo la Sampdoria, mettiamoli a bordo campo in modo tale che almeno facciamo vedere meglio i nostri giocatori. Winks, Augello, Zanoli lo lasciamo qua, Leris, Gabbiadini e Quagliarella, e riflettiamo sull'undici iniziale del Napoli. Secondo me mi resta l'idea che Marfella potrebbe entrare nel secondo tempo a fare un ingresso finale, quindi magari prendiamo per buone le parole trascritte, quelle di Spalletti, che vuole vedere la maggior parte dei giocatori che hanno portato poi a questa vittoria. Quindi immaginiamo Meret, immaginiamo Di Lorenzo, un Ostigard, Juan Jesus, Rachmani, considerando che Gabbiadini e Quagliarella, se giocano loro, perché questo poi non lo possiamo sapere, non sono delle torri vere e proprie di testa, io tendo a pensare più a Juan Jesus e Rachmani. Quindi togliamo da qua, mettiamo Rachmani, mettiamo Juan Jesus qui. È l'ultimo giochino, mi devo prendere le mie responsabilità, non posso mettere gli asterischi. Quindi qua Oliveira no, Zedadka no, e pensiamo a Berezinski a sinistra, che è una possibilità, lo fa nella sua nazionale. Demme non si è allenato, quindi lo togliamo. E si conferma l'idea, io qua resto con l'idea che magari Gaetano una chance se la può togliere dall'inizio. Con Zielinski lo lascio, ecco, lascio Zielinski tra parentesi, ma lascio Anghissà, Lobotka e Gaetano. Kvara lo lascio qui, me lo gioco. Osimhen me lo gioco all'inizio, sarebbe carino vedere Simeone, e qua mi gioco Elmas. Quindi io la vedo così. Poi ovviamente sono a disposizione i vari Raspadori, i vari Zerbin, i vari Simeone, lo sappiamo, non Politano, non Lozano. Quindi questa potrebbe essere la situazione. Io vi amo, vi abbraccio. Sei sempre tu, sempre le polemiche così. Quando io faccio una polemica, e c'è lo storico, perché c'è lo storico, perché quando De Laurentiis va alla Rai e mi piace come parla, e lo vedo sereno, sorridente, tranquillo e non dice parolacce, ci piace e lo dico. Sono io il primo. Ah, ho fatto una corsa proprio a fare quel video. Che bello che posso fare un video dove tutto è tutto a poster, va tutto benissimo. Quando invece ci sono queste cose qua, non è colpa mia che io la commento, la cronaca che è successo. Certo, potrei dire una novità visionaria, la conferenza solo coi tweet, così cresce il Twitter ufficiale. Mi dispiace, non la vedo così. Voi siete liberissimi di dire che il problema del Napoli sono io, ma continuo a pensarla diversamente. Continuo a pensare che questo è un momento d'oro che si può utilizzare per crescere, salire il livello, che elevi, ma tu che elevi così? Ma non lo so, resterà lettera morta. Da New York, Valerio Fruito è tutto. Domani la partita, state tuned perché può succedere veramente di tutto con questa squadra. Può succedere veramente di tutto. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li faccio. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.